Per noi di Livella le cose più buone sono quelle più semplici. Per questo dal 1890 tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità, sempre con grande rispetto per l'ambiente. Livella, passione mediterranea nel mondo. Che botte. Quando volete che io sta? Buongiorno mister, comincio io che sono il più vecchio. Funziona, sì? Sì. Sì. Mario Schena, la Gazzetta Meridionale. Mister, si parte, prima gara ufficiale. È soddisfatto dello stato di forma dei suoi e a che punto è anche tatticamente pronta la sua squadra? Ma soddisfatto, io penso che siamo ancora troppo lontani da quello che si vuole fare per i vari problemi, nel senso che molti giocatori sono arrivati poco tempo fa, abbiamo avuto problemi durante il ritiro fuori con Covid e quindi non era facile. Però sono convinto che i ragazzi che si sono impegnati hanno cercato di fare tutto quello che c'era da fare. Una base sia fisica che tattica ce l'hanno. Ora è normale che dobbiamo continuare a lavorare per progredire. Buongiorno mister, Carmine Troisi, Telefoggia. Volevo chiederle quale valore il tecnico del Foggia attribuisce alla competizione, visto anche diciamo, che negli ultimi anni è cambiata un po' la formula, è una chi arriva fino in fondo ha addirittura la possibilità di accedere alla fase nazionale dei playoff. Per il Foggia la Coppa ecco, è un obiettivo o è soltanto un modo per fare rodaggio? No, vabbè, competizione ufficiale, quindi bisogna cercare di fare il meglio possibile. Io dico che oggi come oggi per me la squadra non è al meglio, ma non mi aspetto nemmeno dai avversari che stanno al meglio. Quindi noi abbiamo fatto quello che si poteva fare. Per fortuna non abbiamo avuto grossi infortuni e quindi la preparazione è andata al meglio sul punto di vista fisico. Buongiorno mister, sono Gabriele Mucelli di Foggia Gol e Foggia Gol TV. Le volevo chiedere, quando allenava la Roma Ferrante era un ragazzo della primavera che quasi sfiorò l'esordio in Coppa Italia, dopo diversi anni lo ritrova a Foggia, domani può avere qualche chance di partire dall'inizio e cosa si aspetta dalla squadra in generale? Vabbè, lui è uno di quelli che conosco da tanto tempo e che l'abbiamo scelto come punta centrale dall'inizio. In questo momento ha qualche problema dal ginocchio e vediamo se lo posso utilizzare, non per tutta la partita. Buongiorno mister, Alessandro Tosques di Foggia Today. Che cosa si aspetta ancora dal mercato? Quali sono secondo lei i reparti in cui c'è ancora bisogno di intervenire? No, io non mi aspetto niente, nel senso che per me questa rosa, visto che abbiamo doppioni in tutti i ruoli, può essere competitiva anche così. È normale che per essere competitivi dobbiamo ancora crescere tanto e dobbiamo imparare a conoscersi. Noi abbiamo praticamente rinnovato tutta la squadra tranne Curcio e Rocca che sono rimasti e Garofalo e Dieno, che quindi quattro sono abituati a stare Foggia, altri sono tutti ragazzi nuovi che si devono inserire non solo nella squadra ma anche nell'ambiente foggiano. Buongiorno, Domenico Carella, Corriere del Mezzogiorno, mister.
cosa chiede alla squadra in questa partita, cosa vuole vedere, cosa si aspetta dai suoi ragazzi e se c'è spazio, nonostante questo sia il quarto ritorno, anche un pizzico di emozione da parte sua. Vabbè, cosa mi aspetto? Io mi aspetto che si riesce a mettere in pratica quello su cui lavoriamo. Poi non mi aspetto cose eccezionali, non mi aspetto che tutto fila liscia, ma ripeto, questa squadra finora ha dimostrato impegno e la voglia di migliorarsi e migliorare la squadra. Ma sull'emozione non credo, perché io ci rimango sempre male quando non vedo lo stadio pieno, hai visto che sicuramente non può essere pieno per quei pochi che possono entrare. Spero che la squadra dimostri che c'è qualche cosa e vuole qualche cosa. Da parte mia no, perché sono abituato a stare Foggia, visto che è la quarta volta che sono qua. Ecco mister, non sono arrivato in ritardo, non so le domande che hanno fatto i colleghi. In ritardo si paga la multa da noi. Paghiamo la multa. Allora, no, due domande brevissime. Che voto dà a Pavone per il lavoro svolto? E la seconda, che cosa ha trovato di nuovo a Foggia? Vabbè, di nuovo poco, io tutto quello che conosco lo conoscevo già prima, le cose, nuove esperienze non le ho avute. E poi sul lavoro di Pepino, ripeto, abbiamo fatto una squadra che secondo me ha delle qualità, è abbastanza giovane, penso che l'età media è sui 23 anni, nonostante Curcio e nonostante altro. 7? Ma io ora dico 6 e poi spero che durante la stagione sarà da 9. Va bene così. La formazione. Aspetto che mi dà qualcuno suggerimenti. Vabbè. Perché di solito le formazioni fanno giornalisti, quindi io aspetto le istruzioni. Grazie, arrivederci. Grazie mister. Per noi di Divella le cose più buone sono quelle più semplici. Per questo dal 1890 tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità, sempre con grande rispetto per l'ambiente. Divella, passione mediterranea nel mondo.